Cristian Milani, sono un produttore artistico, un tecnico del suono, compagno di Silvia e padre di Teo. Io sono Silvia Ottanà, una musicista, una bassista, compagna di Cristian Milani. Stavamo pensando di cambiare casa, eravamo in affitto, quindi abbiamo iniziato a vedere un milione di case e ognuna aveva qualcosa che non ci convinceva. Principalmente il problema era che Cristian aveva bisogno di tanta luce, perché è abituato a lavorare in studio 18 ore al giorno, di solito gli studi sono tutti sottoterra, quindi aveva bisogno di tante finestre, quindi quando abbiamo visto questa ci è sembrata una buona idea. Essenzialmente questa casa era un ufficio e quindi la conversione anche degli spazi da ufficio a casa e a renderla accogliente e familiare è stata una problematica che è stata affrontata in più tranche e crediamo di averla risolta al meglio. Sì, perché il punto è che ci siamo innamorati di questa casa, ma in realtà sapevamo già che non avremmo avuto una casa normale, nel senso che a entrambi piace molto questo stile loft, ripeto, molte vetrate, che però ha la contropartita di risultare magari a volte fredda. E quindi la problematica era questa, che volevamo comunque uno spazio che sapesse di casa. E quindi siamo andati da Berto, quindi da lì è nata una bella collaborazione, perché abbiamo capito che anche altri pezzi potevano darci un po' questa sensazione di calore che ci mancava. Io lavoro e produco nello studio che ho in casa e in qualche maniera c'è un trade union tra il mondo del lavoro tipicamente fuori di casa e quello che succede in casa, e ci piace mantenere questo tipo di spirito. E quindi siamo riusciti ad arrivare a una quadra, nel senso che sono riuscita a ritagliarmi anch'io uno spazio per me, perché facciamo parte dello stesso mondo, ma lavorare insieme non sempre è la cosa migliore, quindi sono riuscita a conquistare una stanza tutta per me, un mio studio, e siamo riusciti a organizzarlo in maniera ottimale, in modo tale che riusciamo a lavorare separatamente, poi ogni tanto ci incrociamo per casa, in cucina, in salotto, però poi io vado nella mia stanza e lui va nella sua. Quindi trovare qualcuno che ci aiutasse in questo percorso a avere una visione totale, chiaramente non è il nostro lavoro, quindi magari uno può avere un'idea, però poi nel fatto pratico abbiamo avuto bisogno di una grande mano, è stato molto d'aiuto. E i ragazzi sono stati bravissimi, perché prima ci hanno ascoltato, avevano ben chiaro quello di cui avevamo bisogno, perché chiaramente poi la casa va vissuta, non è solo una questione estetica, di bellezza. L'idea bellissima è stata quella del tappeto. Io non amo i tappeti, nel senso che se fosse stato per me neanche ci avrei mai pensato di mettere un tappeto in sala, però l'idea di metterlo ha creato un divisorio mentale che ci ha aiutato a far vedere delle aree del salone che è molto grande. Amiamo molto gli spazi aperti, quindi non avremmo mai voluto mettere dei divisori fisici. Abbiamo lavorato insieme, quindi da un primo progetto sulla carta, poi è stato bello perché per me è stata la prima volta che vedevo una cosa su delle immagini e poi piano piano l'ho vista realizzarsi ed è stato proprio un bel viaggio. Cioè, sono stati anche rispettosi di quelle che erano le nostre esigenze e le hanno fuse insieme, è stato figo.